Immagino che adesso abbia deciso di lasciare perdere tutta questa storia. Non sono affari suoi. Lei non è né il mio direttore né la mia coscienza. Lei, signor Magenta, ha lanciato una bella bomba nel nostro vecchio stagno romano. Sarebbe stato più normale sollevare il telefono e denunciare il ritrovamento del cadavere alla polizia, non crede? Per insabbiare di nuovo tutta la storia. Marie Poulard avevo lasciapassare nato per tutte le installazioni nucleari. Perché viene a dirlo proprio? In questa dannata faccenda un carabiniere e altre tre persone sono state assassinate e nessun giornale ne ha scritto neanche mezza riga. E lei è reporter. Ah, amici miei, spero che mi abbiate perdonato per l'altro giorno. Non ce l'avete con me. Volevamo soltanto darti un'informazione. Che informazione? A proposito del tuo Black Mamba. Che aspetti a parlare, Alec? Sembra appartenga a una società svizzera di cui ho trovato un indirizzo di Parigi e 16 diversi numeri telefonici. Bene, bene, bene. Che tipo di carico sta trasportando? Al momento non ha carico, o perlomeno non è assicurato per nessun carico. Di solito trasporta torta gialla dall'Africa all'Europa. Torta gialla, cos'è? Minerale di uranio allo stato grezzo. Dankeschön, Gerda. Dankeschön. Sempre a tua disposizione, Magenta. Magenta. Che piacere vederti. Il piacere è sempre mio. Sam mi è stato alle costole tutto il giorno ieri. Voleva sapere di te e del tuo pezzo settimanale sul Ticino. Ah, me ne sono completamente dimenticato. Mi sono preso la libertà di scriverlo io. Ho chiamato Tina, mi sono fatto dare tutto il tuo materiale. Sai, quello al mio paese qualcuno lo chiama plagio. Abbiamo un giornale da vendere. Sam ha anche detto che vuole sapere, cito esattamente, virgolette. Allora, che diavolo è quest'altra faccenda a cui Magenta sta lavorando? Digli che appena riuscirò a saperlo io, lui sarà il primo a cui lo dirò. Lo sai che non puoi mandare dispacci d'agenzia a tuo nome, Magenta. Buongiorno, Tina. Buongiorno. Dov'è il ragazzo? In archivio, giù in fondo. Grazie. L'unica cosa da fare quando si è stanchi. Senti, voglio che tu scopra tutto quello che puoi sul carabiniere Piaz, quel ragazzo che hanno ucciso all'ospedale. Sì, signore. C'è un problema, però. A volte certe autorità non vogliono prendermi sul serio. E alcune porte per me restano chiuse. E allora io non riesco a lavorare come vorrei. E ci vorresti,